Vi capita mai di fare quegli impasti, quei dolci, mettete le gocce di cioccolato e se ne scendono sotto sul fondo? Invece guardate qui come deve venire l'impasto, bello sodo, vedete? Quando seguite le persone che fanno cose professionali, il discorso cambia da così a così. Spettacolo, ragazzi! Oggi lo zio vi fa vedere come fare una bella torta con granella di nocciole all'interno per avere quella nota croccante e gocce di cioccolato, spettacolare! Allora, la prima cosa da fare, qua abbiamo 4 uova, 200 g di uova, aiutiamo la montatura con un goccio di arancia premuta, voi potete usare anche un goccio d'aceto oppure un goccio di limone, non metterò la buccia d'arancia in questa ricetta poiché ci mettiamo la pasta di nocciole, potete utilizzare anche la Nutella tranquillamente, e la granella di nocciole tostate e frullate. Siamo a montare queste uova. Ovviamente utilizzate uova a temperatura ambiente. Qui abbiamo 200 g di zucchero semolato. Appena iniziano a montare le uova, vedete? Andiamo ad aggiungere piano piano a pioggia questo zucchero semolato. Dopo lo zucchero aggiungiamo 100 ml di olio di semi. Ora la volta così, vedete? Dopo l'olio aggiungiamo 100 ml di latte. Potete utilizzare anche 100 ml di olio. Io non avevo gli olio e ci ho messo qua. Ok, adesso miscelati tutti gli ingredienti. Adesso andiamo ad aggiungere la pasta di nocciole. Per avere questa pasta di nocciole io ho frullato un chilo di nocciole con un filo d'olio e ho ottenuto la pasta di nocciole. Però questa qua la potete anche comprare, ma costa un botto, ve lo sconsiglio. Vi consiglio di farla. Al posto della pasta di nocciole potete utilizzare un cucchiaino di Nutella che è simile. Ok, andiamo a mettere la pasta di nocciole, un cucchiaino di pasta di nocciole, gli diamo giusto quel sapore di nocciola, poiché stiamo facendo questa torta fantastica con le nocciole. Un cucchiaino colmo di sale, 3-4 grammi, lo mettiamo all'interno e continuiamo a mescolare il tutto, facendo diventare questo composto di color nocciola. Il composto diventa bello di colore nocciola. Poi aggiungete, casomai, Nutella oppure pasta di nocciola finché non ottenete questo colore bello nocciola. Così. Qui abbiamo una busta di pan degli angeli già vanigliato. La andiamo a inserire nella farina. Qui abbiamo 330 g di farina. Abbiamo una farina per pasticceria con un 10-11% di proteine. Con doppia buta 210-220. Abbiamo 130 g di nocciole frullate, vedete? Abbiamo frullate con il frullatore. La nocciola all'interno di questo impasto, nota croccante all'interno del quando mangiamo la fetta del dolce. Quindi andiamo ad aggiungere la granella di nocciole, andiamo a mescolare, vedete così, andiamo ad aggiungerlo a poca volta a cucchiaio, non c'è bisogno che lo setacciare, tanto questo qui cresce tranquillamente poiché abbiamo messo il lievito all'interno. Adesso lo zio vi spiega un altro trucchetto. Vi capita mai di fare quegli impasti, quei dolci, mettete le gocce di cioccolato e se ne scendono sotto sul fondo? Perché? Perché l'impasto è troppo liquido. Seguite ricette sbagliate, fate impasti troppo liquidi. Quando seguite ricette sbagliate di persone che non sono del mestiere e fanno impasti troppo liquidi, le gocce di cioccolato se ne scendono sotto. Invece guardate qui come deve venire l'impasto, bello sodo, vedete? Con una giusta densità. Vedete, le granelle di nocciole non scendono sotto, rimangono a galla qua, vedete? Quindi qua abbiamo 100 grammi, questo è facoltativo, io ce lo metto perché nocciole con il cioccolato sta da Dio. Quindi non le metterò tutte perché voglio mettere anche una spolverata sopra sul dolce. Quindi mettete queste gocce di cioccolato, che sia inverno, che sia estate, mettetele nel freezer. Operazione molto importante, altrimenti subito si sciolgono nell'impasto, specialmente d'estate quando fa caldo. Andiamo a mettere giusto un pochino così, qui sono 100 grammi, lasciamo giusto una manciata per sopra, sulla parte finale del dolce. Guardate qui che spettacolo, vedete le gocce di cioccolato che rimangono a galla, non se ne scendono sotto. Quando fate cose giuste e seguite le persone che fanno cose professionali, il discorso cambia da così a così. Staccante, tortiera da 24. Mettiamo un po' di staccante. Abbiamo messo già un po' di carta forno sotto. Mettiamo anche un po' di staccante nei laterali, così. Andiamo a mettere tutto il composto dentro lo stampo. Andiamo a livellare un pochino così. Adesso ci mettiamo quelle gocce di cioccolato sopra.
Così vedete? Così vi faccio anche vedere che non cadono sul fondo. Andiamo in forno nella parte medio-bassa, 175 gradi, ventilati per 40 minuti, oppure 180 gradi, come nel mio caso, statico. Sempre parte medio-bassa del forno, 45 minuti. Poi ovviamente dopo 35-40 minuti facciamo sempre la prova a secchino e vediamo se è cotta. Guardate qui che spettacolo, ragazzi, mamma mia! Ovviamente, come dico sempre in tutti i video, non tutti i forni cuociono allo stesso modo. A me in 45 minuti si è fatta. Magari questo forno è più vecchiotto, ci vogliono 50-55 minuti, anche un'ora. Dipende dal vostro forno, quanto è vecchio, se è un forno che cuoce bene. Può essere anche che avete un forno che cuoce più del mio, quindi se vedete se si fa troppo scura sopra, da 180 abbassate la temperatura gli ultimi 10 minuti magari, vedete che si fa troppo scura, abbassate la temperatura a 175, anche a 170, se magari avete un forno troppo potente rispetto al mio. Polveratina di zucchero a velo, andiamo a assaggiare ragazzi, siamo pronti? Andiamo a vedere che cosa esce nel mezzo. Già la sento bella croccante, che sono le granelle di nocciole, che abbiamo questa granella di nocciola sotto ai denti, ragazzi, che è spettacolare, questa nota croccante all'interno che è veramente strabuona, sembra di mangiare una specie di caprese. E guardate qui che spettacolo, ragazzi, mamma mia, guardate all'interno queste cucce di cioccolato. Quale volete, questa o questa? Andiamo ad assaggiare questa, ragazzi. Questa è veramente spettacolare. Andiamo a guardare, guardate con la forchetta, mettendo questa granella di nocciole. Per questo non abbiamo messo la fecola di patate, perché la fecola di patate rende un impasto, rende un pan di Spagna o un dolce bello soffice. Però mettendo questa granella di nocciole all'interno, vedete, il pan di Spagna si frantuma da solo. Cioè, è proprio bello. C'è un odore di nocciola, ragazzi. È veramente... Cioè, se... Peccato che nel video non si sente l'odore, però c'è un odore di nocciola che sembra che sto mangiando il gelato alla nocciola. Adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio. Condividete questo video, così mi aiutate a crescere. Se non mi seguite, seguitemi, perché lo zio vi svela un sacco di trucchetti. Lo zio vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video. Torta alle nocciole, spettacolare. Mamma mia, si sentono questi granelli di nocciola sotto ai denti, con questo odore di nocciola, della pasta di nocciola che abbiamo messo all'interno. Non potete capire il sapore, dovete provarla assolutamente. Una buona cosa, no? Mm. Mm.